Bella a tutti, raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Nel video post partita di Cagliari Cittadella finita con il risultato di 2-1. Non vi prendo in giro se vi dico che questa è la nona o decima volta che provo a registrare questo video. È da mezz'ora che ci sto provando per un motivo o per un altro sono costretto a interrompere la registrazione e ricominciare da capo. Perché ricominciare da capo? Perché non ho il tempo di editarlo il video, quindi bellissimo. Allora, il video esce in ritardo perché purtroppo sono tornato a casa soltanto adesso. Adesso è proprio martedì 22, siamo al 23 e sono le 17:54. Io non so quando uscirà questo video, fatto sta che è dalle 5 e mezza che io sto provando a registrare il video. Bene. È passato un giorno e mezzo da quella che è stata la partita e provo ancora dei sentimenti molto contrastanti tra di loro riguardo alla partita. Penso che l'unica cosa positiva siano i 3 punti, a mio giudizio. Poi vabbè, affrontiamo l'argomento. Allora, il primo tempo disastroso, un primo tempo orribile, sembrava che a sfidarsi non fossero due squadre di Serie B, ma due squadre di prima categoria. Però i più deludenti siamo stati noi che rischiavano di passare in svantaggio già dopo 9 secondi, se non erro. Cose allucinanti, cose veramente allucinanti. E vantaggio del Cittadella che poi è arrivato più o meno al 20esimo, se non erro, con una cappellata in marcatura enorme da parte di Altare e un'uscita scellerata di Radunovic. Che non è stata l'unica, tra l'altro, durante l'arco della partita. Non è stata l'unica cazzata fatta da Radunovic durante la partita. Ha avuto un criterio per uscire che non aveva il minimo senso. Penso che la prestazione di oggi, cioè di oggi, di domenica di Radunovic abbia rinfatto. Dai, che ce la faccio! Abbia fatto rimpiangere anche ai più critici Cragno. Io non ho. Tranne in Milan-Cagliari non criticai mai Radunovic, però in questa partita se l'è meritata un'aspra critica. Non capisco perché aveva questa proprio necessità fisica di dover uscire quando meno ce n'era bisogno e senza motivi validi. Continuo a non capirlo. Comunque, partita veramente orribile il primo tempo, che fortunatamente finisce. E qui si arriva a una sorta di bivio decisionale, anzi, bivio di opinioni. Chi crede che il Cagliari abbia fatto quello che ha fatto nel secondo tempo perché il Cittadella aveva finito la benzina, cosa plausibile perché comunque ha giocato a 100 all'ora il primo tempo il Cittadella, quindi può essere una giustificazione al calo che ha avuto. Però io non sono di questo avviso. Tutt'altro, sono dell'avviso che il Cittadella abbia preferito tirare i remi in barca e quindi tentare di giocarsi tutto il secondo tempo dietro la linea del pallone contenendo l'1-0. Perché di occasioni concrete, magari so io, però al momento del Cittadella nel secondo tempo non me ne vengono in mente. Quindi sono più tendente a questa possibilità piuttosto che al fatto che il Cittadella abbia finito la benzina, perché ha dimostrato anche contro il Pisa che effettivamente è difficile che una squadra che gioca un gioco molto veloce come quello del Cittadella possa finire nel breve tempo la benzina, e nel breve tempo intendo ovviamente in 45 minuti. Quindi questa, quella che faccio io è una mia supposizione. Però, se è stata effettivamente questa la mossa del Cittadella, ovvero quella di tirare i remi in barca già all'inizio del secondo tempo, si sono fatti harakiri da soli. Perché il Cagliari, non me ne vogliono i tifosi del Cittadella, ma oggettivamente una rosa molto più attrezzata per un campionato di categoria rispetto al Cittadella. E i cambi che ha potuto fare il Cagliari sono stati vitali, veramente. Ovviamente, i due più vitali, Rogge e Luvumbo,
Ragazzi, Luvumbo entra, prende una traversa e fa l'assist. Cioè, veramente eccezionale. Deve migliorare qualcosina, ovviamente. Quello è ovvio. Però è un giocatore eccezionale che ha tutte le possibilità per poter fare bene. Per quanto riguarda invece il discorso Mancosu, tralasciando il fatto del numero di maglia, che su quello poi potrei farci un video, anzi probabilmente ci farò un video, tralasciando tutte le emozioni del caso, mi sono emozionato anch'io quando ha segnato, il fatto che si è messo a piangere, il modo in cui ha esultato sotto la Nord, l'abbraccio che si è preso, tutto quello che volete, non rendiamo gloria per una partita soltanto. Non facciamo che sia soltanto una rondine a fare primavera. Sarò cattivo, però dico che da una parte è giusto e legittimo che Mancosu sia arrivato con tutti i dubbi del caso, perché comunque è un giocatore che ha dalla sua una certa età, chiaramente non stiamo parlando di un vecchio, è ovvio, però è normale che sorgano dei dubbi per quanto riguarda il suo rendimento, anche perché a Ferrara non è che abbia proprio brillato di luce propria, anche se proprio in generale la Spal l'anno scorso non ha brillato. Però sono contento che abbia fatto comunque una buona prestazione, ha giocato bene, ovviamente molto meglio il secondo tempo rispetto al primo. E staremo a vedere cosa ne sarà nelle prossime partite. Tra l'altro, la prossima già sabato proprio contro la Spal. Staremo a vedere. Sono molto deluso invece da alcuni giocatori. Altare non mi è piaciuto. Radunovic, come vi ho già detto prima, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto nella maniera più totale Zappa. Continuo a ritenerlo scarso. Pensavo che facendo il campionato di Serie B potesse essere rivalutato. Però per il momento non me ne sta dando motivo, cioè scarso in Serie A, scarso in Serie B, non ha veramente fatto nulla che mi possa far cambiare opinione. Non mi è piaciuto nemmeno Nandez, l'ho trovato forse un po' troppo lezioso in alcuni momenti della partita quando avevamo bisogno di una spinta ulteriore, nel senso arrivati sulla tre quarti, magari avevamo il bisogno di affondare il colpo, e l'ho visto un po' troppo lezioso in alcune giocate che hanno fatto perdere dei tempi di gioco alla squadra. Però quello che secondo me ha giocato peggio è stato Dejola. Dejola ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Tutto, tutto. E mi dispiace che l'abbia fatto con la fascia da capitano addosso. Però quello che non uccide fortifica. Quindi io sono sicuro che ne uscirà ancora più corazzato Alessandro da questa esperienza. Con tutte le cose del caso. Cioè, sappiamo che comunque è un giocatore con caratteristiche tecniche limitate. Non stiamo certo parlando di Xavi o di Iniesta o di De Bruyne. È ovvio. Però è un giocatore che per il Cagliari ha sempre dato tanto. Magari molti tendono a non riconoscerlo, però è così. Lui per il Cagliari ha dato tanto. E sono sicuro che vorrà continuare a dare tanto. Però la prestazione di ieri, purtroppo, è assolutamente insufficiente. Al contrario, io mi sto innamorando sempre di più di Makumbu. Ragazzi, io l'avevo detto. Cioè, voglio fare un po' il profeta, no? Molte volte Makumbu nell'arco di una partita si ritrova con la possibilità di poter tentare il tiro da fuori. Molte volte non ci ha provato. Domenica ci ha parato il culo. Ci ha parato il culo. Perché con il suo gol siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. Però attenzione ragazzi. Attenzione. Perché dico che di positivo ci sono soltanto i 3 punti? Perché sebbene i gol non siano arrivati da calci piazzati, tra l'altro bene anche Millico, mi piace come è entrato, eh. Molto, molto positivo riguardo a Millico, però cazzata cedere i Dramoni, ma anche su questo ci torneremo poi successivamente in un video. Sebbene i gol non siano arrivati da calci piazzati, sono sempre frutto di giocate
estemporanee, giocate che non hanno inerenza con quello che è il tipo di gioco che vorrebbe fare Liverani. Forse il primo gol un pochino, ma l'ho visto sempre comunque come un frutto del caso, piuttosto che di un'azione studiata. E questo è un campanello di allarme, secondo me. Sebbene sia la seconda giornata, sebbene possa essere definito calcio di agosto, può essere un campanello di allarme. Perché tutto quello che volete, siamo un cantiere aperto, abbiamo rinnovato gran parte della squadra, ma certe problematiche, se non le si risolvono subito, andarle poi ad affrontare col tempo potrebbe essere molto più problematico. Molto, molto più problematico. Io vorrei vedere un Cagliari con un gioco concreto che sappia valorizzare le caratteristiche di tutti e 11 i giocatori. So che potrebbe essere considerata utopia, ma deve essere così. Quindi vediamo dalla prossima partita cosa succederà, però continuo a rimanere molto molto dubbioso su questo fatto. Bisogna decisamente migliorare, anche perché, ripetendo quello che ho detto prima, secondo me il Cittadella ha tirato i remi in barca, e tirando i remi in barca, trovare due gol così non è buona come cosa, come situazione. Però spero di sbagliarmi. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.